ragazzi, benvenuti e bentornati su American Coffee Travel. Il mio partner è via per 3 settimane, quindi per le prossime 3 settimane posso fare la spesa al budget in stile American Coffee Travel, come piace a me, e andiamo al supermercato e vediamo cosa compro in Australia con poco prezzo. Ciao! Eccoci tornate a casa ed ecco borsa della spesa, siete pronti a vedere cosa c'è dentro? Guardate, è pesantissima, ma prima di tutto vi faccio vedere un extra che ho comprato oggi, che è la carta igienica. Come vedete è una carta igienica economica, lo si capisce chiaramente appunto dal design. Questa carta igienica mi è costata $7 australiani per 24 rotoli ed è la carta igienica in assoluto più economica che potevo comprare. Se ci fosse stato il mio partner non me l'avrebbe mai fatto comprare, ma perché non è qui, questa settimana andremo di carta igienica super economica per appunto il prossimo mese, e al momento in cui vi parlo un dollaro australiano e all'incirca 0,64 centesimi di euro. Nel primo supermercato sono stata fortunatissima perché c'era il tofu in offerta. Questo tofu finalmente ha un prezzo decente, è vero ragazzi, e costa 63 appunto centesimi di dollaro, quindi sono 63 centesimi ragazzi, che sono all'incirca 40 centesimi appunto di euro, e questo ha finalmente un prezzo normale decente di all'incirca 56 yen, che è il prezzo che dovrebbe avere il tofu e che è il prezzo che aveva in Giappone. Quindi se trovate il tofu che costa più di un euro non compratelo, perché vi stanno veramente rapinando. So, era in offerta a un dollaro e penso e 15 o un dollaro e 13 quando sono arrivata, e visto la tipa che andava in giro col carrello e metteva le nuove offerte, quindi ho aspettato per 30 minuti, ebbene sì, ho aspettato 30 minuti ragazzi, ma lo sapevo che l'avrebbe messo in offerta, e quindi sono riuscita a comprare 2 panetti di tofu anziché uno, perché appunto sono 63 centesimi l'uno. Questo panetto di tofu costava $2,50 l'uno, quindi un prezzo differentissimo. So, stasera cucinerò il Mapo Tofu. Fatemi sapere se volete la ricetta del Mapo Tofu, lasciatemi almeno 10 commenti sotto che mi dicano vogliamo la ricetta, e allora vi posterò la ricetta la prossima volta che lo cucino. Queste lattine ne ho prese 2 perché erano in offerta a metà prezzo. So, queste mi sono costate, fatemi un po' vedere che non mi ricordo, non le ho mai comprate, è un prodotto nuovo che non ho mai visto prima d'ora al supermercato, e queste mi sono costate appunto 70 centesimi l'una, quindi metà prezzo, erano costano $1,40. Questa zuppa condensata di pomodoro, che è una cosa che mi piace molto da mangiare, soprattutto la potete fare il pane e appunto intingere il pane, e lavoro tantissimo, quindi per me è una cosa molto comoda e indispensabile di avere nella dispensa, qualcosa che posso mettere semplicemente nella pentola, riscaldare ed è pronto, facilissimo quando sono molto molto stanca. E il prodotto più costoso che abbia comprato oggi, dopo la carta igienica logicamente, sono i piselli gialli. So, questi appunto noi le chiamiamo, penso in italiano si chiamino lenticchie gialle, a mio parere, non ho mai sentito dire piselli gialli, split peas. So, ma questi sono la cosa più costosa che abbia comprato, e questi costano $2,50, e come vedete questo è un chilo. Ho comprato questo perché voglio fare diversi tipi di curry e di zuppe, e ho pensato che questo era qualcosa di appunto conveniente. Alla fine sono costati $2,50, ma il prezzo per appunto la quantità è bassissimo, quindi era tra le cose più convenienti appunto da prendere al supermercato. Ho girato molto, ci sono varie corsie in cui potete trovare questi prodotti secchi, e nella corsia di prodotti indiani costavano meno che appunto nella corsia dei prodotti normali, e quindi li ho comprati lì. Questa settimana non sono stata molto fortunata con la frutta e la verdura fresca. Ho ancora mezzo cetriolo e ho delle verdure surgelate che utilizzerò nei prossimi giorni.
un chilo di carote, ancora quasi un chilo di carote, ne ho utilizzate solo un paio, e ho comprato un altro chilo di carote un po' fresche. Quelle che ho nel frigo stanno diventando vecchie, quindi non sono buone da mangiare crude, ma posso a un punto utilizzarle per cucinare, le utilizzerò stasera. E ne ho comprate di nuove fresche perché al momento le carote costano pochissimo, costano all'incirca un dollaro a chilo. Appunto da Aldi, che è il supermercato, secondo supermercato dove sono andata, compro sempre la pasta. La pasta di Aldi è in realtà quella che ha il prezzo più basso ed è la migliore per qualità e cottura, incredibile. Gli spaghetti ad Aldi costano pochissimo, io e il mio ragazzo li prendiamo sempre, sono quelli con la qualità migliore. Quindi non sempre i prodotti che costano meno sono in realtà scadenti. Quindi molto dipende dal tipo di prodotto, perché ci sono alcuni prodotti che costano veramente poco che sono molto buoni. Quindi è un po' un caso, dovete provare per capirlo. Altra cosa che mangio spesso è il tonno. Nell'ultimo periodo mangio all'incirca tonno, forse una volta a settimana. Costa meno di un dollaro, una scatoletta piccolina. E da Aldi ho preso anche i cracker. Questi cracker hanno ancora lo stesso prezzo. Guardate i miei video vecchi, li vedrete. E sono i miei cracker preferiti. Li ho provati, i cracker economici, li ho provati di tre supermercati diversi. Aldi ha appunto i migliori cracker che potete mangiare economici in Australia. Lo sapete che mi piace chiacchierare, mi piace darvi tante informazioni, scusate se mi dilungo un po'. E adesso passiamo nell'ultimo supermercato dove sono andata. Come vedete ho preso pasta, tante cose un po' essenziali che mi dureranno un po'. Un'altra cosa essenziale che mi serviva è il riso. Adesso sto cucinando l'ultima tazza e mezza che avevo, e quindi questo appunto chilo di riso che mi durerà all'incirca di sicuro almeno un mese, se non di più. E i biscotti per fare colazione da portare con me durante appunto la mia pausa a lavoro. E una cosa che volevo, ci sono le carote che costano poco, volevo fare l'hummus, quindi volevo comprare la lattina di ceci. Non sono riuscita a trovare i ceci in lattina in nessuno dei supermercati, c'erano solo quelli che costavano tanto, che costano all'incirca $1,80 una lattina di ceci. Quindi se compro l'hummus già fatto fresco, mi costa $2,20. Quindi poi nell'hummus vanno aggiunte altre ingredienti, quindi il prezzo, differenza di prezzo era veramente pochissimo. Quindi perché la differenza di prezzo era così poco, ho deciso di provare questo prodotto che ho trovato nella sezione appunto arabica, ta-tan! Ed è hummus pronto da mangiare in lattina, che non l'ho mai provato, quindi ero abbastanza curiosa di provarlo. E questo mi è costato 2,25. L'hummus fresco costa 2,20, ma c'è molto meno prodotto all'interno. Quindi ho deciso di provare questo qua, che sono 400 di grammi, e questo lo posso mettere sul pane con le carote, mi piace E tantissimo l'hummus. finite non finite, dove ho comprato la carta igienica, sono anche riuscita a trovare 63 centesimi di Pringles. Non mangiavo le Pringles da una vita, da quando ero in Giappone. In Giappone le Pringles costavano poco, costavano meno di un dollaro se andate da Don Quixote in offerta e le trovate in offerta. Quindi 63 centesimi ero lì che dicevo: wow, costano $2,50. Quindi penso che saranno scadute. Ah! Oggi, scadono oggi, per questo costavano così poco. C'erano anche le caramelle che scadevano domani, che appunto erano a 70 centesimi di prezzo. Quindi questa è tutta la mia spesa per appunto che mi basterà per tutta la settimana. Il mio totale, ho tutti gli scontrini che vi faccio vedere. Ho speso 3,60 da Aldi, ho speso 4,75 qui, ho speso 5,96, e qua ho speso 63 centesimi più 7 dollari della carta igienica, che è pagata a parte perché è pagata col conto in comune che il mio partner abbiamo, perché è tra le cose della casa che condividiamo. E quindi ho pagato 9,50 euro per tutto quello che avete visto. Sto lavorando molto, e adesso che ho cominciato a lavorare, io sono una persona che sta molto al budget, ragazzi.
Ma quando guardavo i prezzi, in realtà penso, ah, $2,50 in realtà è un prezzo molto molto economico. La categoria per cui sto lavorando io adesso col mio contratto, prendo $28,70 l'ora. Poi devo toglierci le tasse naturalmente. Insomma, se voi pensate che prendete all'incirca forse 24-23 dollari l'ora, in realtà queste cose costano molto meno che in Italia, ragazzi, perché questo è veramente molto molto economico se appunto guadagnate 23-24 dollari l'ora. Quindi questa spesa in realtà è costata pochissimo, paragonata anche al salario, a quanto si prende e appunto a quello che sto spendendo, perché sono solo 15 dollari, quindi sono praticamente 30 minuti di lavoro che mi bastano appunto per potermi pagare abbastanza cibo per almeno 5 giorni, una settimana. Grazie ragazzi per aver seguito American Coffee Travel. Lasciatemi commenti, likes e ci vediamo alla prossima. Caffè e cappuccini. Ciao ciao!